Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il cinema visto da Vision Air e in particolare con la classifica dei film più visti lo scorso weekend. Iniziamo dal decimo e ultimo posto con Sopravvissuto, The Martian di Ridley Scott, che perde 5 posizioni in un colpo solo, ma dopo 4 settimane incassa ancora 388.998 euro. Nona posizione per Lo stagista inaspettato con Anne Hathaway e Robert De Niro, che scende di 3 scalini ma rimane in classifica grazie ad un incasso di 553.041 euro. Saliamo all'ottavo posto, dove troviamo la prima novità, The Walk di Robert Zemeckis. Il film, che vede Joseph Gordon-Levitt indossare i panni del funambolo Philippe T, strappa biglietti per 568.840 euro. Sul settimo gradino troviamo Inside Out, che tiene duro e rimane nella top 10 dopo ben 6 settimane nei cinema italiani e incassa altri 579.900 euro, portando gli incassi totali a 24.478.396 euro per il film d'animazione. Sesto posto per Maze Runner, La fuga, che incassa 621.291 euro, ma perde 3 posizioni e scende dal podio dei film più visti. Sul quinto gradino troviamo Game Therapy, la seconda novità di questa classifica, che vede riuniti sul grande schermo gli youtuber più seguiti dai ragazzi in rete. Il film incassa 740.647 euro, mentre al quarto posto troviamo, fresco d'uscita, Crimson Peak di Guillermo del Toro. L'horror con Mia Wasikowska e Tom Hiddleston incassa 761.069 euro. Ma ora è arrivato il momento di scoprire chi sale sul podio dei film più visti nel weekend appena passato. Al terzo posto troviamo l'italiano Suburra, che scende di un gradino ma incassa 1.031.482 euro. Medaglia d'argento per l'ex numero 1 Hotel Transilvania 2, che vende biglietti per 1.142.655 euro. Mentre la corona del re del botteghino questa settimana va ad una novità, Io che amo solo te. Il film con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti, tratto dal libro di Luca Bianchini, incassa 1.204.453 euro. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma vi aspetto con le notizie e le curiosità dal grande schermo sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!